E rieccoci ancora con Silvano Burruso in uno dei nostri incontri, delle nostre conversazioni. Silvano, credo sia arrivato il momento di affrontare un argomento, un tema assolutamente fondamentale, o almeno io lo ritengo tale, che è il tema della famiglia. Cosa ne pensi in proposito? Non è quello che ne pensi io, ma è un problema assolutamente fondamentale. Tentiamo di definire la famiglia filosoficamente, cioè che posto occupa la famiglia nell'economia dell'universo e poi nell'economia della società umana. Come è possibile definirla in maniera tale che si applichi a tutte le famiglie del mondo, a prescindere dalla religione, a prescindere dalla cultura, a prescindere dalla... da condizioni contingenti, il tempo, lo spazio, eccetera. Beh, io la definirei come un guanto di sfida lanciato in faccia alla morte. Un guanto di sfida lanciato in faccia alla morte, come facevano i cavalieri medievali quando volevano combattere in singolar tenzone l'uno con l'altro. E cosa dicono gli sposi alla morte, a monna morte? Le dicono: tu ci prenderai tutte e due, ma noi ti sconfiggeremo, e ti sconfiggeremo lasciando dietro una prole più grande di noi in quantità e in qualità, cioè più numerosa di noi e migliore in qualità. Se si pensa a questa definizione, si vedrà che solamente il matrimonio naturale fondato su un uomo e una donna come un progetto di vita permanente può dire questo alla morte. Nessun'altra istituzione lo può dire. La poligamia, alla quale ricorrono molti popoli africani, sperimenti, io ne ho visti tanti, non può dire questo, perché la prole scappa al controllo dei genitori in quanto è più numerosa di quello che il padre possa attendere. Le madri sì che sono diverse e vivono normalmente in recinti diversi, ma il padre non lo può dire perché ha tanti figli che necessariamente ne trascurerà un buon numero. E quindi quei figli non saranno migliori dei genitori, non c'è dubbio. La poliandria, che è molto più rara, ma esiste nell'Asia sud-orientale, è ancora peggio, perché chi nasce in una famiglia poliandrica, relazione poliandrica, non saprà mai chi è suo padre, non lo saprà neanche la madre. Quindi c'è una sensazione, una consapevolezza di insicurezza e quindi di deterioro della personalità. Quindi è la donna che ha più mariti. Esattamente, la poliandria è una donna con più mariti, con più uomini. Con più uomini. È difficile chiamarli mariti, uomini. Per capirci li chiamiamo mariti. Poi c'è la promiscuità. Oggi fatta ritornare alla moda da vari gruppi, comuni, eccetera. E lì il problema si complica e si moltiplica, perché in una società, in un gruppo promiscuo, non si sa mai chi ha autorità, i conflitti sono irrisolvibili e quindi la prole soffrirà non solo di deterioro, ma di abbandono, addirittura di abbandono. Poi non parliamo della omosessualità oggi di moda, che per definizione non ha prole, non può avere prole, quindi l'unica prole che può avere è quella adottata, prodotta da altri, e quindi non si applica questo concetto. E vi racconto un episodio che ebbe luogo una ventina d'anni fa, che non ha niente a che vedere con l'omosessualità, ma con il fatto di non essere accudito, nato dalla propria famiglia. Un bambino svedese che si chiamava Eric aveva padre e madre, era nato in una famiglia normale. Poi cominciò il padre, la madre cominciò a bere, non si sa perché, e in Svezia, dove tutto è controllato dallo Stato, lo Stato non può tollerare che ci sia una madre ubriaca in una famiglia. Allora cosa fece? La tosse alla famiglia per mettere un istituto di rieducazione, e il bambino rimase solo con il padre. Dopo un poco, non so quanto, il padre si
si cercò di avere la moglie in prigione e la divorziò e ne sposò un'altra. Quindi suo bambino adesso era in una coppia di suo padre vero e la madre un'altra. Poi è successo che il padre o è morto, o se n'è andato, abbandonato la famiglia, quello che succede è questo bambino si è trovato con genitori che non erano i suoi, per una combinazione e permutazione che non riusciva veramente a controllare. Ebbene, a 9 anni sto bambino si suicidò. 9 anni. Che ho appena raggiunto l'uso di ragione per una disfunzione intima irrisolvibile da una famiglia disgraziata, disgregata da una legislazione ovviamente ingiusta e da leggi inique. Benissimo. Ritornando quindi alla sfida lanciata alla morte, poi c'è la... no, non c'è altro, tutti questi sistemi, insomma, l'unico che posso dire alla morte, come l'ho definita, è il matrimonio naturale, che come sappiamo è di origine divina. Nessun'altra istituzione è capace di dire questo. E da lì si sviluppa la famiglia. Cos'è la famiglia per un neonato e per uno che si prepara a raggiungere la sua età? La famiglia è il primo albergo, la prima scuola, il primo ospedale, la prima istituzione, la prima società politica, dove c'è un'autorità, c'è un potere, c'è un'autorità, c'è un consiglio tra i due genitori, c'è l'amministrazione della giustizia a tutti i livelli, giustizia distributiva dalla autorità ai soggetti, ai sudditi, dai sudditi tra di loro giustizia commutativa, giustizia legale, i sudditi che obbediscono alle leggi giuste dei genitori, e giustizia sociale, in cui chi vive in famiglia, specialmente se di prole numerosa, contribuisce al bene comune della famiglia. Ci si prepara alla vita politica in società. Questa è la famiglia, o dovrebbe esserla. Sì, ma possiamo ripercorrere un po' le tappe che hanno portato un po' anche parecchio alla disgregazione della famiglia. Come si è arrivati? Attraverso quali tappe fondamentali? Sono tutte tappe storiche, ma la distruzione sistematica della famiglia seguì a quella delle corporazioni, cioè lo Stato, il nuovo Stato nato dalla disgregazione della cristianità alla pace di Westfalia nel 1648, uno Stato che proclamò la sovranità fin dal principio. Questo principio di sovranità fu redatto e propagandato e pubblicato da un pubblicista francese, chiamarlo filosofo sarebbe dargli una troppa importanza, che si chiamava Jean Baudin, nato nel 1530 e morto nel 1596. E si crede oggi che la sovranità dello Stato voglia dire asserzione di indipendenza nel rispetto di altri Stati, ma non è così, non è così. Eh sì, lo Stato sovrano è sovrano perché non tollera rivalità dentro di sé. E comincio infatti. Puoi ripetere questo concetto, scusa Silvano? Lo Stato è sovrano perché non tollera rivalità, non tollera rivali dentro la sua giurisdizione. E chi sono i rivali di loro? Chi lo Stato vede come rivali? I primi furono le corporazioni. Infatti, la distruzione delle corporazioni che abbiamo visto nel video precedente, a cominciare da Francesco I e Enrico VIII, poco prima del Trattato di Westfalia, ricevette la mazzata con i tre decreti di quei tre politici francesi e poi finalmente alla Rivoluzione francese le corporazioni vennero distrutte. Lo Stato non poteva tollerare che ci fossero delle istituzioni che si occupavano della previdenza sociale, che si occupavano dell'occupazione, che si preoccupavano del lavoro, che si preoccupavano della qualità, del giusto prezzo, perché il giusto prezzo confligge direttamente con la teoria economica della domanda e dell'offerta, che sarebbe un problema da sviluppare in altra sede, sì, ma esatto, questo sì. Fu il principio. E naturalmente le famiglie dei lavoratori che prima ricevevano tutte le attenzioni della previdenza sociale dalla corporazione si videro buttate sul lastrico senza ricevere da nessuno.
Solo dopo un secolo, verso la fine del secolo XIX, alcuni oculati statisti si accorsero che bisogna fare qualcosa e istituirono la previdenza sociale a carico dello Stato. Ma è una pezza. Mentre prima era a carico delle corporazioni. E quando e quindi la gestivano anche. Gestivano, sì, esattamente. Quando c'erano le abbazie, specialmente quelle inglesi, era la proprietà fondiaria dell'abbazia che con la rendita sosteneva la spesa della previdenza sociale. Ma di questo problema ci occuperemo nella questione fondiaria, che sarà sì, un altro... La questione della tassazione anche fondiaria, ne sì, parleremo. Certo. Lasciamo certo, da parte in questo certo momento. Quindi lo Stato cominciò a liberarsi delle corporazioni. Dopodiché rimanevano la monarchia, rimaneva la Chiesa e rimaneva la famiglia. E una alla volta lo Stato è riuscito a liberarsi, dal primo con la rivoluzione e con la detronizzazione dei sovrani, specialmente quelli europei. Fu il primo tentativo, la famosa rivoluzione del 1848, il secondo fu la prima guerra mondiale, il terzo sì, la seconda guerra mondiale, sì. E si liberò delle monarchie che oggi sono fantocci, senza nessun potere, che continuano a fare mostra di sé con i suoi orpelli, ma con nient'altro, insomma, questo si vede, quelle poche che sono rimaste. Poi attaccò la Chiesa, questo era un osso più duro da mordere, perché la Chiesa bene o male ancora resiste e come sappiamo è sotto una promessa di eternità che nessuno Stato riuscirà a mettere fine, ma certamente non indebolirla, perché indebolirla lo è stata, e malamente. E ancora continua. Se si legge Antonio Rosmini, le cinque piaghe di Antonio Rosmini della Chiesa, il processo è chiarissimo. È chiarissimo. La Chiesa fu debilitata prima dalla questione fondiaria, che durò secoli, poi dallo Stato. E lo Stato non può tollerare la Chiesa, perché la Chiesa è un rivale. È un rivale. Quindi bisogna indebolirla e bisogna metterla a silenzio, bisogna mettergli il bavaglio sulla bocca perché non dica quello che deve dire, quello che è il suo dovere dire. E quindi la gerarchia... Ma noi quando parliamo di Stato, in realtà, di chi parliamo? Chi c'è dietro lo Stato? Chi c'è dietro lo Stato? Oggi si confonde lo Stato col governo. Lo Stato e il governo sono due cose distinte. Il governo è naturale alla società umana. Dovunque ci sia un gruppo di persone che intendono perseguire un fine comune, c'è un governo. E quando la cosa funziona, si noti bene, il governo è sempre monarchico. Si va a bordo di un aereo, non c'è democrazia a bordo di un aereo, i passeggeri non votano su come gestire le macchine, i motori o la destinazione o qualunque altro. Il capitano dice: io sono il capitano tale e tale, faccio questo, questo e quest'altro e voi obbedite, se no precipitiamo. No? Quindi il governo, questo è un governo. Di comunità umana ha bisogno di governo. Il governo ha cinque funzioni inalienabili, un governo vero. E queste sono: una, l'amministrazione della giustizia, che è un diritto, è dovere del governo di amministrare. Questo vuol dire, in parole povere, mettere i criminali in condizioni di non nuocere in ogni un'altra e compensare chi obbedisce le leggi, cioè rendere l'obbedienza alle leggi attraente e rendere la disobbedienza alle leggi non attraente, repulsiva. Esatto. Questa è l'amministrazione della giustizia. La seconda è la legge, l'ordine pubblico, che viene mantenuto da leggi giuste e da una forza militarizzata, da una forza di polizia o quello che sia. In Italia ci sono i carabinieri, in altri stati non ci sono, ma insomma questo l'ordine pubblico. Sì, ci sono ancora, per poco. La terza è la difesa dall'aggressione di possibili stati stranieri, legata fondamentalmente alla questione fondiaria, perché
l'asserzione del governo di sovranità sul territorio, dice che sì, bisogna, non lo si difende. La quarta è la finanza, l'emissione del mezzo di pagamento per pagare le tasse. Questo è un dovere del governo. Quindi l'emissione di denaro. L'emissione di denaro. Il governo oggi con lo dovere non lo espleta più. Se ne è liberato o è stato costretto a liberarsene e lo fa emettere a terzi, cioè il sistema bancario, che gli domanda interessi per fare questo e il governo tassa i cittadini per pagare gli interessi su queste tasse. Non uso aggettivi per definire la situazione, usateli voi. E il quinto è la rappresentazione diplomatica, è il meno innocuo di tutti, cioè proteggere cittadini stranieri che vivono dentro i propri confini in cambio dei propri cittadini che vivono in confini di altri stati. Queste sono le cinque funzioni di governo. Tutto il resto, che oggi si prende come se fosse governo, l'educazione, il trasporto, l'agricoltura, la sanità, eccetera, queste sono funzioni statali, cioè burocratiche. Ordinaria amministrazione, ordinaria funzioni secondarie, secondarie. Esattamente, che sono perfettamente delegabili. Ci se ne può occupare, privati si possono occupare di queste cose. Lo Stato ha il diritto di intervenire cioè in queste questioni, ma solo sussidiariamente. Cioè, quando non arriva l'iniziativa privata o l'iniziativa sociale, lo Stato interviene con il suo potere e con i suoi mezzi, risolve la situazione e poi si ritira e fa altre cose. Ma è l'apparato burocratico attorno al governo. Questo è lo Stato. Ma dovrebbe essere così e sarebbe utilissimo. Quando Luigi XIV, il re Sole, diceva le tasse moi, lo Stato sono io, aveva ragione. Non è... Questo i libri di storia lo denigrano come se fosse un'asserzione di dittatore. Egocentrismo. Il re Luigi... Megalomania. Megalomania, cioè il re Luigi dispacciava, come si dice, si occupava degli affari di Stato tutto il giorno. Lui lavorò per 57 lunghissimi anni, 8 ore al giorno, al suo tavolo di lavoro per dirimere questioni di Stato. Le decideva lui, personalmente. Ecco perché diceva lo Stato sono io. E non aveva bisogno di consultare nessuno per dire quali fossero le misure da prendere. Si vede per esempio l'opera in ingegneria eccezionale che fu il canale di Midi, un canale che univa l'Atlantico al Mediterraneo passando parallelo ai Pirenei. Questa fu decisione di Re Luigi, che in 17 anni e con 15.000 uomini e donne che sapevano di idraulica, costruì quel canale. Quando Re Luigi doveva prendere decisioni di governo, non le prendeva da solo, le prendeva insieme al gabinetto, che era fatto di uomini scelti da lui personalmente per esclusivo merito. Colbert, per esempio, era figlio di un venditore di stoffe, ma tutti gli altri venivano scelti non perché fossero nobili, ma perché erano competenti nelle loro aree. E le decisioni di governo si prendevano in riunioni di gabinetto dove ognuno diceva la sua. Chi avesse potuto avere interessi in conflitto con la decisione veniva richiesto di allontanarsi dalla riunione, veniva messo fuori. E il re non diceva una parola, si faceva parlare i ministri, uno dopo l'altro. Quando tutti avevano detto la loro, il re prendeva la decisione. Sulla base di quelle decisioni, non la prendeva contraria. Quindi raccoglieva anche informazioni. Raccoglieva informazioni, certo, esattamente. Certo. Ma gli affari di Stato li svolgeva lui. Ecco la differenza tra Stato e governo, come dovrebbe essere. Oggi lo Stato ha usurpato le funzioni di governo, non solo le ha usurpate, ma fa credere che il governo sia uno dei dipartimenti di Stato. Quindi siamo nel disordine più assoluto. E lo Stato, come dicevo prima, cioè non tollera rivali. Quindi ha attaccato la Chiesa, ha indebolito la Chiesa al livello che conosciamo oggi, non vado in particolari perché li sapete tutti, e poi ha cominciato ad attaccare la famiglia. Beh, li sappiamo tutti, c'è anche molta disinformazione su questo, purtroppo Silvano. Ma non ce ne occuperemo qui. No, non ci occuperemo, il discorso no. È complicato e merita un approfondimento. Sì. Importante, sì, però lo Stato ha cominciato adesso ad attaccare la famiglia, perché la famiglia gli sta sui piedi, è un rivale.
La famiglia, come dicevo prima, è la prima scuola, la prima albergo, le prime esperienze sociali del neonato. Questo lo Stato le vuole tutto sotto il suo controllo. Deve controllare, perché lo Stato non vuole persone che pensino indipendentemente e che siano capaci di critica. Critica, un'altra parola greca che vuol dire vaglio. Valutare. Vuole personaggi obbedienti che sappiano solo come premere il bottone giusto della macchina giusta che gli viene in mano. Basta. Vuole essere totalitario. E totalitario vuol dire proprio questo, occuparsi della totalità delle funzioni da tutti. Quando non so chi sia il responsabile... Basta vedere il numero di leggi che abbiamo in Italia, 250.000 mi pare qualcuno. Ma l'Italia non è la sola. Certo. Già in Francia, nella seconda parte del secolo XIX, qualcuno si lamentava che c'erano già 75.000 leggi, una cosa del genere. No? Perché cosa è diventata la legge? È diventato uno strumento di oppressione. Non è diventato un'amministrazione di giustizia. Le leggi non hanno niente a che vedere con la giustizia, le leggi positive. Uno strumento coercitivo. Coercitivo. La giustizia fu definita da Ulpiano nel primo o secondo secolo come la volontà costante di dare a ciascuno il suo. E fu ripresa poi da Papiniano, giurista di Giustiniano a Costantinopoli con la stessa connotazione. Con la giustizia è sparita dall'ordinamento statale. L'ordinamento statale fa le leggi per mezzo del Parlamento, e le leggi sono quello che il Parlamento dice, quello che lo Stato dice. La legge dice, si fa. Se la legge poi interferisce con la giustizia di qualcuno, non dà diritti e impedisce alla gente di fare il suo dovere, diventa uno strumento di oppressione, diventa uno strumento di violenza, come lo chiamava San Tommaso. Non più di giustizia. Quindi la legge naturale deve favorire la giustizia, deve implementarla. E la famiglia, come ha fatto lo Stato ad attaccare, a distruggere la famiglia? Non l'ha fatto immediatamente, ma a passi piccoli ma continui. Ha cominciato con allontanare l'uomo dalla famiglia, facendo il sistema industriale, negandogli. Quindi la rivoluzione industriale ebbe un ruolo fondamentale in questo. La rivoluzione industriale ebbe un ruolo fondamentale, che però ebbe anche un risultato benefico, e questo lo vedremo nella questione fondiaria, perché senza la rivoluzione industriale i lavoratori industriali sarebbero morti di fame, ma per altre ragioni. Comunque, lo Stato... Legata alla questione fondiaria. Legata alla questione fondiaria, certo. Lo vedremo. Ma la questione... La formazione di questi enormi agglomerati industriali, dove lavora il padre di famiglia per guadagnare quello che è necessario per mandare la famiglia su, fu la prima distruzione contro la famiglia, perché il padre di famiglia non aveva più mezzi di sussistenza particolari, doveva impiegarsi nelle industrie, nelle tessili, quello che fossero. E naturalmente poi cominciò con offrirgli incentivi distabilizzanti, incentivi che lo portavano al vizio invece che alla virtù, principalmente le donne, il gioco e la bevuta, queste tre, sussidiate e incoraggiate e licenziate, ne dando le licenze eccetera dallo Stato. E avendo corrotto l'uomo, quella da corrompere dopo era la donna. E questo è fatto di nuovo a poco prima mettendo l'educazione allo stesso livello, cioè negando alle donne quello che era l'educazione alla gestione familiare, e mettendo l'educazione la stessa per i due sessi. Dico sessi e non generi, perché la parola genere è di connotazione grammaticale, serve per denominare il maschile, il femminile e il neutro quando c'è in grammatica. In natura esistono due sessi e basta, e nonostante i tentativi di farne extra dove è stato? A Cairo nel 94 e a Pechino nel 95 si introdussero altri tre sessi. Non mi vado a perdere in questa anche la ministra italiana
anche la ministra italiana ha detto che i sessi sono almeno 5. Esatto, sì, almeno 5. Sono l'eredità, sì, l'eredità di Pechino e di Cairo. Però lei non ha potuto dire che i sessi sono 5, ce ne sono 2, perché la natura ha comandato che fossero 2, sono i generi che sono 5. 5 generi inventati a proposito da Roma. Ritornando alla famiglia, quindi prima si è introdotta la parità di occupazione, poi si è introdotta la coeducazione, la quale, si voglia riconoscere o no, è un'ingiustizia per le donne. Perché? Perché la natura dice che la donna si sviluppi con 2 o 3 anni di anticipo rispetto all'uomo. E questo lo vede chiunque ha un paio d'occhi per vedere. Una bambina di 12 anni non è più una bambina, è una donna. Mentre che un ragazzo di 12 anni è uno scapitato di verba, stronzo si potrebbe dire, no? In parole povere, che non è al tanto di cos'è la vita. Ma la donna è una donna. Ora, mettendoli insieme ai ragazzi, cosa si fa? È che si riducono al livello di ragazzi che non hanno ancora raggiunto quel livello intellettuale e morale, che e quindi le si ritarda mentalmente. A Toronto, dove sono stato poco tempo fa, mi è capitato di vedere la foto di una ragazza, ma una ragazza, una donna fatta, forse di 23-24 anni, è ancora denominata teenager, no? Teenager, una donna teenager. Una donna teenager non esiste. Non esiste, e quella era una donna, ma mentalmente ritardata da un'educazione che l'aveva costretta a segnare il passo con i suoi inferiori, cioè con i ragazzi di età, della stessa età, ma indietro nello sviluppo. E questo lo si passa fraudolentemente, facendo credere che le occupazioni degli uomini siano più importanti di quelle delle donne. Chiunque ha un occhio per vedere si accorge che questa è una frode. Perché qual è la vera occupazione, la vera... Il vero ruolo? Il vero ruolo della donna. Non solo quando forma una famiglia, ma anche prima, quando da sorella ha dei fratelli attorno. Qual è il vero ruolo? Il vero ruolo lo si vede da quello, dalle differenze tra i sessi. Se si guarda un uomo, un maschio, che cos'è un maschio? Beh, è un essere umano fisicamente forte, più forte della donna, ma moralmente e psicologicamente infinitamente più debole. È un essere che ha dentro di sé un animale selvatico, che esce e causa disastri alla minima opportunità. Questo è un uomo. Non c'è, disastri di che tipo, scusa, Silvano? Disastri di che tipo? Furto, menzogna, stupro, assassino, furti a mano armata, aggressioni, colluttazioni. Questo è l'uomo. Lasciato ai suoi istinti, non fa altro. Si comporta da un animale selvatico. La donna ha dentro di sé tutti i mezzi per domare quell'animale selvatico. E ci riesce. Perché lei sa, o intuisce, ancora meglio intuisce, come fare per domare un certo uomo. Io ricordo, vedendo un vecchio professore della nostra scuola, tornò dopo essersi sposato con già figli già grandi e visitò a Cole per un giorno così. Io passeggiavo con la moglie mentre lui passeggiava con un altro degli altri professori e lei mi dice: sono in grado di sapere cosa la preoccupa dalla maniera in cui cammina. E io pensai, dico sì, è vero, le donne possono fare questo, nessun altro lo può fare. E quindi lei ha dentro di sé tutti i mezzi per domare quell'uomo, quell'animale selvatico. Racconto un'altra storia che illustra la cosa esaurientemente. Lui tornava tutte le notti, nelle ore piccole del mattino, ubriaco fradicio, e quindi non padrone di sé, barcollando, eccetera.
lei lo riceveva arrabbiatissima, gli apriva la porta, non glielo batteva in faccia per non lasciarlo fuori, ma gli apriva la porta, lo faceva entrare, sbatteva la porta e lo lasciava da solo. E questo giorno dopo giorno dopo giorno, fin quando lei cominciò a pensare al divorzio, alla e i due strumenti di oppressione più grandi e più subdoli, perché non li si vede, sono quelli di cui ci occuperemo dopo: la questione fondiaria e la questione monetaria. Quella monetaria ce ne siamo già occupati. Quella della tassazione. Tassazione e fondiaria. Fondiaria e la tassazione, poi la vedremo, questa è un'altra. Quindi queste sono le tappe, sì. Le tappe fondamentali. Ma tu hai visto nella tua vita una famiglia basata su questi principi che tu hai detto? Cioè ti è stata data la possibilità di vederla o di viverla, una famiglia di questo tipo? Sì. Perché io non la vedo così lontana. Io ho vissuto un po' questa l'ho situazione. L'ho vista prima di tutto in quella mia, poi l'ho vista altrove, l'ho vista anche in Africa, no? L'ho vista anche in Africa dove ci sono famiglie veramente basate su questi principi, che sono diventate sempre meno numerose man mano che avanzava l'educazione cosiddetta occidentale, che non ha molto da dire effettivamente nello sviluppo della persona, come abbiamo visto nel video precedente, ma esiste, potrebbe esistere, ma ci vuole l'incentivo monetario. Cioè dare la scelta alle donne, non forzarle a stare in casa, ma dare la scelta. Abbiamo la stessa somma, sia che vada a lavorare fuori di casa o che lavori in casa, tu scegli. E io direi che la maggioranza sceglierebbero lavorare in casa, perché è il loro istinto naturale, è quello di essere madri. Di essere madri e di avere discendenti, di educare i figli, di spandere il loro affetto su persone e non su cose. Che la donna non viene attratta dalla tecnologia, questo lo sappiamo. C'è un episodio in Erodoto che lo mostra chiaramente. Vi racconta Erodoto che le Amazzoni, un'altra prova che la donna è superiore perché è stata capace di fondare società interamente femminili. E le Amazzoni di Erodoto sono un esempio. Ci sono state anche quelle africane, le Amazzoni del Benin, l'ultima delle quali è morta solo nel 1979, cioè di ieri, no? La questione. Quindi dice, racconterò tutto, che le Amazzoni andarono in guerra con Atene, contro Atene, e Atene le sconfisse. E poi ebbe la malaugurata idea di portarle prigioniere da dove era avvenuta la battaglia, la guerra, ad Atene. E prigioniere su una nave, una trirrena, non so che cosa fosse, una nave da carico, non appena staccatasi dalla costa della Crimea, dove era avvenuta l'azione bellica, queste si ribellarono contro e uccisero tutti gli uomini a bordo. E rimase la nave in balia delle donne. E allora la questione, uccidere uomini è facile, manovrare vele, timone e remi non è una cosa facile affatto, quindi la nave si andò a fracassare contro gli scogli di una zona non so quanto distante dalla prima. Ma era zona completamente straniera, quindi le Amazzoni uscirono fuori dalla nave, trovarono una mandria di cavalli, li inforcarono e si diedero al galoppo sfrenato verso l'interno. Gli Citi, che erano la popolazione locale, le inseguì, combatterono e si accorsero con loro stupore che dai cadaveri del nemico ucciso che si trattava di donne. E allora cambiarono tattica e riuscirono a farle incorporare nella loro società. Questi sono episodi storici che varrebbe la pena conoscere, no? Però la scuola con la Q, queste cose non le insegna. Che cosa si sta preparando ulteriormente per disgregare la famiglia, a tuo avviso? Io non sono né profeta né figlio di profeti. Beh, ma insomma, in base a quello che vediamo è anche facile. Non lo so, ma evidentemente ci sono politiche, ci sono programmi che si dedicano deliberatamente, ma hic et nunc, cioè adesso esatto, a disgregare la famiglia sempre di più. Adesso per esempio l'ultima trovata dello Stato è quello di attaccare i padri e staccarli dalla famiglia. In Inghilterra specialmente
ci sono dei tribunali segreti che su denuncia di, una, di un vicino così possono inviare dei mirmidoni della legge a prendere i figli da una famiglia, portarli fuori e a espellere il padre dalla casa. Esistono 40.000 uomini senza famiglia per legislazione, che si difendono come possono, perché l'unica cosa che posso fare è attrarre l'attenzione degli altri. Uno di questi si è messo a scalare, perché era un rocciatore, a scalare una torre di Londra, non so, con un cartello che diceva aiuto, help. Poi si vestono tutti da Babbo Natale e invadono un supermercato. E tu vedi 50-100 uomini tutti vestiti da Babbo Natale che dicono help, aiuto, no? Non li difende nessuno. Quindi lo Stato sta trovando maniere di distruggere la famiglia anche così, fisicamente con la violenza. Cosa accadrà nel futuro non lo so, ma su questa linea potranno succedere un sacco di cose. Un sacco di cose. Guai alla donna che si permette, che usa il mezzo datole dallo Stato per denunciare il marito che la picchia. Distrugge la famiglia con una telefonata. Perché entrano i mirmidoni e separano figli da genitori e questi non si vedono più. Questo è l'Inghilterra. Ma tante cose succedono anche in Italia, comunque non è il caso adesso di approfondire, ma insomma io sì. Ho letto degli articoli di papà, qualcuno me l'ha anche inviato, della situazione proprio di questo tipo, quindi sì. Succedono anche in Italia. Esattamente. Quindi in realtà lo Stato aveva questi nemici. Questi essere tolti di torno una volta. Si è tolto di torno una volta. E quindi è diventato proprietario totalitario. Nella sezione più etimologica del termine. Quello che si può fare, che cosa si può fare, Silvano? Rafforzare la famiglia, non c'è altro. La famiglia ha le capacità, se forte, di resistere agli attacchi dello Stato. Beh, anche il divorzio ha... Naturalmente. Il divorzio è stato un altro tassello importante. Certo. Sì. Beh, da questa chiacchierata nascono tantissime, tantissime riflessioni, ma nasce anche, almeno da parte mia, il grande desiderio, la volontà di andare a riscoprire effettivamente parte della storia che ci è arrivata alterata, di riscoprire che cosa fu veramente la società, la famiglia cristiana. Sì. Un'era cristiana che durò da... Quanto durò l'era cristiana? Io la faccio partire dall'800 al 1300 circa, così a spanne, diciamo lo splendore maggiore. Da diversi punti di vista, lo si può considerare da diversi punti di vista. La società cristiana cominciò a formarsi con l'accettazione della parte dei barbari della fede. E già si vedeva questo molto prima. La lettera di Ogneto del secondo secolo già racconta come vivevano i cristiani già allora, che non si distinguevano dagli altri, ma che il loro comportamento era notabile e visibile dagli altri. Poi la società cristiana cominciò a sviluppare delle istituzioni, per esempio le università, ma queste vennero più tardi, queste vennero verso l'anno 1000, ma le corporazioni sorsero molto tempo prima, sorsero verso l'anno 800, ai tempi di Carlo Magno. Sì, esatto, io lo faccio partire appunto da quella data. È importante sapere che la corporazione non fu una istituzione esclusivamente occidentale. Le corporazioni esistono nella storia della Cina, con la stessa idea. Che tutti quelli che hanno interessi in comune si uniscono per difenderli e per promuoverli. E quindi si incontrano le corporazioni nella storia dell'impero cinese. Quindi la corporazione era il bastione immediatamente al di là della famiglia che univa famiglie con gli stessi interessi. Dopo la corporazione c'era il municipio. Il municipio che faceva da sovrano locale per dirimere tutti i conflitti che potessero
sorgere dentro la comunità. Il sindaco, per esempio, quello che in castigliano si chiama el alcalde, era anche giudice e giudicava tutti i conflitti a livello del suo municipio. E poi esigeva tasse e queste tasse andavano a finire al beneficio della comunità locale. Quando il re voleva tasse per fare una guerra, per cose straordinarie, doveva andare ai municipi e a patteggiare le tasse uno per uno, ma non con i municipi, che erano con le corporazioni, okay, o anche insieme, eccetera. C'è una storia di Filippo II di Spagna che si recò personalmente in carrozza a Monzón, una comarca di Aragona, specialmente per patteggiare le tasse, perché le corporazioni e i municipi erano potenti, erano unità politiche che controllavano il potere statale. Cioè, quando si chiede quis custode custodiet ipsos custodes, nella società cristiana il potere statale era sotto controllo dall'alto e dal basso. Dall'alto, dalla Chiesa, esatto, che lo minacciava con la dannazione eterna se si fosse, sì, comportato male, e dal basso dalle corporazioni e dai municipi, che ne impedivano lo strapotere. Oggi non lo controlla più. Oggi non si controlla più niente, perché perché non si vede neanche chi controllare. Esatto. Perché il potere è disperso, sì, non lo vedi. Personalizzato. Allora era concentrato. Certo. E quindi le corporazioni, i sovrani che soccombettero alla tentazione di eliminare le corporazioni perché gli davano fastidio, non si resero conto che eliminavano anche il loro sostegno politico. E che poi, una volta eliminate le corporazioni, fu facilissimo eliminare i sovrani. Quindi, che altro mostrava la società cristiana? E mostrava anche il sistema feudale, che era un sistema di contratti a tutti i livelli di quid pro quo. Cioè, per esempio, il signore feudale, è vero che avesse dei privilegi, ma erano privilegi giusti, perché fondati su doveri extra che lui si accollava. Certo, su responsabilità precisa, extra che precisa. La gente normale non si accollava. Certo. Per esempio l'amministrazione e la difesa. Certo. E allora il suo privilegio era giusto. Però dopo sparirono i doveri e restarono i privilegi che divennero ingiusti. Sì, esatto. E allora cosa dicono gli storiografi? Che tutti i privilegi erano ingiusti, senza rendersi conto che dicono una verità a metà, che come tutte le verità a metà sono menzogne. Io dico che questa società cristiana cominciò ad avere delle crepe nel 1300 circa con Filippo il Bello, sì, che rifiutò l'autorità, sì, l'autorità, sì, della, sì, Chiesa. Sì, senza dubbio. Filippo Augusto anche, sì, cioè quei primi sovrani che non vivevano più, esatto, secondo la legge del Vangelo. Esatto. E naturalmente l'armonia tra Stato e Chiesa, l'armonia tra Cesare e Dio, si ruppe. E da allora in poi è stato un degrado sempre più. Quando venne l'episodio di Canossa, per esempio, Enrico IV, l'imperatore germanico, era già di maggiore età, ma non era vecchio, aveva 20 e tanti anni, insomma, era ancora un re giovane. Quello fu un prodotto dell'usurpazione da parte del Papa dei poteri statali, perché il secolo precedente i tre ottoni avevano ristabilito ordine nella Chiesa, che era in totale disarray, come si dice? Disgregazione, imponendo un certo ordine nell'elezione del Papa. Allora, quando il Papa Nicola II, approfittando della minoranza di età di Enrico, di questo Enrico VIII, quando aveva 9 anni, istituì l'istituto del cardinalato, togliendo dalle mani dell'imperatore il diritto a perlomeno controllare, no? se il Papa fosse una persona che favoriva la società o no. Insomma, c'era un doppio, quello fu eliminato. E naturalmente, quando Enrico IV raggiunse l'età di ragione, si raccolse di essere stato defraudato. E ci fu la questione di Canossa. Ma la questione di Canossa
non fu una vittoria del Papa contro il papato o contro l'impero, fu un indebolimento dell'impero, al quale l'impero non si riebbe più. E quindi il papato, non la Chiesa, il papato cominciò a fare il bello e il cattivo tempo in questioni che non gli competevano. E questo si riallaccia alla questione fondiaria. Si riallaccia a quello. E poi, da deterioro in deterioro, si è arrivati prima alla rivolta intellettuale degli umanisti, poi a quella morale dei riformatori, dei protestanti, e poi a quella delle istituzioni, con i filosofi e con gli illuministi, eccetera, che l'hanno indebolita ulteriormente. E con Rousseau e Voltaire che hanno dato poi il colpo. Voltaire, con Rousseau, esatto, Diderot, tutta la gente qui, erano tutti dei ceffi, poi da vita disordinata, che perché l'unica influenza che ebbero l'unico lascito, che ebbero un lascito negativo. Nessuno di questi signori lasciò niente di positivo. Neanche Montesquieu, con la famosa separazione dei poteri, riuscì a far niente, perché quei poteri effettivamente non si sono mai separati. Erano stati sempre usurpati l'uno dall'altro, e ancora oggi c'è un'usurpazione di poteri eclatante. La Corte Suprema degli Stati Uniti ci permette di legislare in cose che non le competono. No? Beh, questo poi dell'appropriazione dei diritti divini naturali da parte delle Costituzioni. Quindi in realtà, quando si parla di questo strapotere dello Stato, noi dovremmo dare forza proprio al governo, ma rinforzando proprio quei nemici dello Stato. Rimettere i nemici dello Stato, specialmente la famiglia. Altrimenti non... Il municipio, rinforzando il municipio. Se i municipi venissero convinti, a emettere una moneta locale ciascuno, lo Stato sarebbe effettivamente guinzagliato, messo al guinzaglio. Ma non si riesce a farlo per le ragioni che sono. Ci sono 8.000 comuni in Italia. Comunque mi piace molto molto questo messaggio, cioè per indebolire questo Stato bisogna rafforzare quelli che sono i nemici, dello Stato. Le corporazioni, il municipio, la famiglia, questi tre. Bene, bel messaggio questo, molto chiaro, molto, molto concreto. Grazie. Grazie Silvano, e alla prossima ovviamente.